Germine, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, questo è un video haul di Shein. Allora, lo so che adesso sono in mood super autunnale, cioè vi ho detto anche su Instagram che adesso sono in mood super autunnale, ma io ho preso la maggior parte di queste cose con il pensiero che mi arrivassero, con la speranza che mi arrivassero prima del nostro road trip. E invece sapete quando mi sono arrivate? Il primo giorno del nostro road trip, la prima sera, quando siamo arrivati al lago di Garda, che era la nostra prima tappa, mi arriva una bella email dicendo che il mio pacco di Shein era arrivato proprio quel giorno, quindi l'ho perso veramente per un pelo. E quindi purtroppo non ho potuto indossare nessuno di questi vestiti, tranne uno, perché mi è arrivato non so per quale motivo separatamente qualche giorno prima da solo e in questo viaggio. Quindi adesso per fortuna comunque ho... sì dai, per fortuna, anche se in realtà vorrei tantissimo che arrivasse subito l'autunno, perché appunto sono in modo super autunnale. Sono contenta che d'altro canto stia facendo ancora un po' caldo, perché quasi tutte queste cose che ho preso erano cose estive, cioè sono cose estive, e le avevo prese appunto pensando di fare delle foto carine nel viaggio. Quindi vabbè, le sto indossando comunque in queste settimane, infatti molte delle cose che vi mostrerò sicuramente le avrete già viste su Instagram in qualche foto, oppure nelle storie, oppure nei vlog, e niente, quindi vabbè, io ve le faccio vedere se vi piace qualcosa, insomma, anche se adesso magari è difficile che qualcuno di voi acquisterà delle cose estive, però alla fine... se non siete tanto appassionate dell'autunno, in realtà mi ricordo che anche l'anno scorso il freddo è arrivato tipo a dicembre, quindi in realtà c'è ancora tempo per indossare i nostri amati capi estivi, però appunto ecco, magari vi poteva essere più utile un haul autunnale, e quindi vabbè, mi accingo adesso a fare questo haul estivo ancora, così adesso oggi pomeriggio mi metto già subito a fare shopping sul sito di Shein per invece l'autunno, così nel prossimo vlog, nel prossimo video haul di Shein del mese prossimo vi farò vedere insomma qualche bel capo autunnale che ho già adocchiato. Allora, iniziamo subito. La prima cosetta è questa camicetta. Questa l'ho già indossata, quindi sicuramente l'avrete già vista su Instagram se mi seguite. Se non mi seguite, trovate il link giù nell'info box in tutti i video. E è super carina, fatta così con le manichine un po' sbuffo, trasparenti, con questi pois. Qui ha l'elastichino sulla manica. Qui davanti è così un po' arricciata, la parte dietro invece è tutta elasticizzata, poi sotto è tutta così svolazzante, davvero molto carina. Poi, secondo capo è questo vestito, questo appunto mi è arrivato qualche giorno prima dell'altro, quindi è stato l'unico vestito che mi sono portata in viaggio, infatti se vedete nel mio feed di Instagram ci sono alcune foto con questo vestitino, carinissimo, molto comodo, con le manichine così off the shoulder, e qui davanti ha tutti questi bottoncini, è giallo con tutti i fiorellini, elasticità dalla parte sopra, e invece bella svolazzante la parte sotto, né troppo lungo né troppo corto, arriva al ginocchio, quindi la misura perfetta, e niente, carinissimo, questo mi è piaciuto davvero tanto tanto. Poi anche questo me l'avrete sicuramente visto indossato, perché da quando sono tornata appunto dal road trip l'ho indossato veramente tantissime volte, l'avrò lavato tipo 4-5 volte già, e mi è piaciuto davvero tanto, molto comodo e anche molto, molto carino, particolare, di questo bel blu acceso con questi fiorellini bianchi e verdi, ed è comodissimo perché è super semplice, la cucitura è proprio appena sotto al seno, quindi è tipo stile impero, e la gonna super svolazzante, bella ampia, anche questo né troppo lungo né troppo corto, manichette larghe, comode,
Quindi davvero molto carino questo, mi è piaciuto molto. Comunque, come sempre, vi lascio tutti i link di questi capi giù nell'info box, così se volete cliccarne qualcuno, se volete andare a dare un'occhiatina, potete farlo. Vi lascio anche il sito di Shein e anche il codice sconto, perché non ve lo dico spesso nel video haul, sbagliando, ma ho un codice sconto di Shein del 15% che è sempre attivo. Ogni tot mesi poi me lo cambiano, ma poi ve lo aggiorno nell'info box e lo metto sempre nell'info box, quindi anche negli altri video, nei vlog in generale, lo trovate sempre nell'info box. Mi pare che sia Gemmina M15. Possibile. Comunque lo trovate qui sotto, quindi se volete acquistare qualcosa è un codice sconto non affiliato, quindi se volete utilizzarlo avrete il 15% di sconto, quindi buono. Ok, poi prossimo vestito è questo, davvero carinissimo. Questo ci sarebbe stato davvero bene con le foto in montagna. Mannaggia, è tutto bianco tipo pizzoso, merlettoso come piace a me, con tutti questi fiorellini gialli, manichine così a sbuffo dietro alla zip. Questo è un po' cortino, non è un po' più su del ginocchio, però insomma è comunque molto carino con tutte queste balze, veramente veramente delizioso. Uffa, mannaggia che è arrivato tardi. Poi un altro vestito che mi è piaciuto un sacco e che ho indossato anche un sacco in questi giorni è questo, carinissimo, anche questo molto comodo, la parte sopra è tutta elasticizzata, di questo bel azzurro cielo, con tutti questi fiorellini blu, piccoli, sì, blu, bianchi, piccoli piccoli. E questo invece è un vestito lungo, 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 però ha degli spacchi qui laterali, quindi è comunque bello morbido. Niente, molto carino anche questo. Poi, allora, il prossimo è questo qui bianco. Anche questo sarebbe stato veramente carinissimo in montagna. Infatti, mi sono portata e l'ho indossato un sacco, quell'altro vestito bianco, che io adoro i vestiti bianchi, come vedete, quello di Superdry. Perché secondo me il bianco, cioè in un contesto tipo montagne verdi, così spicca molto, risalta e quindi ci sta molto bene. Quindi infatti avevo scelto questo apposta per il viaggio perché appunto secondo me era super carino per fare le foto con lo sfondo verde della montagna, però purtroppo non mi è arrivato, però vabbè, lo indosserò in questi giorni. In ogni caso è super carino, sempre così tutto in merlettino, manichette a sbuffo. E questi bottoni che sembrano tipo in madreperla, e lo scollo è così a V, e poi sotto c'è la gonna. Anche questa è un po' cortina, non è lunghissima e arriva un po' più su del ginocchio, però insomma carino, non è troppo corto. Poi allora, questo anche l'ho già indossato e non l'ho neanche lavato dopo che l'ho indossato perché è ancora su, rigirato, cioè al rovescio. E eccolo qui, questo è veramente un amore e l'ho visto molto 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 simile da Pull & Bear, era un po' diverso però molto simile, sempre sul viola e con queste maniche così a sbuffo, ma belle belle grossette impegnative, con lo scollo a V qui, ha tutti i bottoncini che sono ricoperti della stessa stoffa, quindi non si vedono. È davvero molto carino, dietro sulla schiena è un po' elasticizzato e la gonna è corta però è bella ampia, quindi è comodo. E niente, questo l'ho indossato a cena l'altro giorno e era davvero carino, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Questo secondo me, vabbè, adesso normale, senza calze, con i sandali, però secondo me potrebbe essere un colore anche carino per l'autunno-inverno, visto che ha tutti questi fiorellini color senape. Secondo me anche tipo con delle calze e degli stivaletti magari beige o marroncini ci potrebbe stare anche molto bene, diciamo, con degli accessori un pochino più, non proprio invernali invernali, ma autunnali sì. Un altro vestito che secondo me, infatti l'ho preso apposta per tra un po', quando farà un po'
pochettino più fresco è questo, che secondo me ci starà carinissimo con appunto le calze e uno stivaletto e una borsa invernale, anche magari una giacchettina. Ed è questo, guardate che carino. È tipo una camicetta con il collettino, penso si chiami alla coreana questo, cioè che non ha il colletto, con tutti i bottoncini bianco e nero a quadretti, maniche lunghe, però guardate che particolari, che a un certo punto c'è la cucitura e poi scendono più ampie. E la gonna non troppo corta e non troppo lunga, insomma, il giusto, poco più giù del ginocchio. E poi qui in vita si fa anche un fiocchetto perché ci sono questi laccetti. Questo appunto, secondo me, anche stylizzato invernalmente, è carino. Poi, allora, un altro capo che potrebbe essere anche per l'autunno è questo. L'ho indossato l'altro giorno con dei pantaloni, quelli lì che avevo preso sempre su Shein, un po' larghi, neri con i pois bianchi, e ci stava davvero carina. Comunque è questa magliettina barra maglioncino, tutta super lavorata, veramente carinissima. Guardate come è fatta bene, tutta piena di particolari, ha le maniche corte, a sbuffo. Sapete che questa potrebbe essere anche adatta per quel nuovo trend che ho visto che andrà quest'inverno, quest'autunno-inverno, che è la camicia sotto e sopra il maglioncino piccolo o il toppino con le bretelle fatto sempre in lana. E questo ci potrebbe andare anche con questo trend, tipo sotto una camicia bianca a maniche lunghe. Ci potrebbe star carina perché ha uno scollo molto particolare, quindi qui il collettino, secondo me ci sta, magari con poi dei jeans neri e degli stivaletti carini. Comunque io l'ho indossato un po' più estivo, e cioè in modo estivo, ed era carino comunque. Poi questo mi è piaciuto un sacco, solo che questo, cioè, anche se ha le maniche lunghe, vabbè, è perfetto forse per questa stagione questo, perché la fantasia, insomma, e il colore è molto estivo, però avendo le maniche lunghe potrebbe essere indossato adesso a settembre, anche inizio ottobre, secondo me. Comunque questa camicetta così, con questi tipo girasoli sopra, ha tutti i bottoncini poi davanti, le maniche sono lunghe e qui sul polsino ha anche dei bottoncini. E poi invece la parte sotto ha questa balzetta qui un po' allargata, davvero carina anche questa. Poi, allora, questa è stata una scelta un po' pazza, non so se la provo o no. In realtà l'ho provato e è carino, però non lo so, mi sembra una cosa un po' boh, troppo particolare. Fatemi sapere voi se vi piace questo o no. È praticamente una gonna, diciamo, salopette di pelle rosa e la parte sopra ha solamente queste bretelle con tutto questo volant qui, e sotto ci si dovrebbe mettere, secondo me, tipo una camicia. E boh, non lo so, secondo voi vi piace? Devo dire la verità, sembra un po' un confettino con questa cosa addosso. Però magari, ecco, abbinata a delle calze nere, uno stivaletto nero, magari sotto sempre una magliettina nera, maniche lunghe, di quelle con il collo un pochino alto, la sdrammatizza un po' se si mette tutto il resto nero. Però non lo so, secondo voi ho fatto bene a prenderlo oppure è una schifezza? Poi, questo è l'ultimo capo, poi dopo ho un po' di accessori, e è questa camicetta, diciamo. La parte qui è tutta elasticizzata e poi le maniche sono lunghe, tutte trasparenti con i pois. C'era anche in altri colori, però a me piaceva così beige. E poi invece la parte sotto è sempre così un po' frou-frou, come piace a me. Poi, allora, ho un pochino di accessori. Anzi, adesso magari mi avvicino un pochino così ve li faccio vedere da vicino. E ho preso anche una borsa che ho indossato tutta la settimana
ieri mi si è rotta. Quindi questa io direi che è bocciata, anche se si è rotta solo da un lato e di qua mi sembra, ecco, stavo per dire abbastanza resistente, invece no, si è staccata anche da questa parte e boh, era messa proprio alla cavolo comunque, cioè guardate, senza nessuna cucitura, solo con questi gancetti infilati nella paglia, nel bimini, non so come lo vogliamo chiamare, e poi avevano fatto così. Quindi, cioè, secondo me dovevano mettere la colla oppure cucire, perché così era proprio ovvio che si sarebbe staccato, eh? Peccato perché la borsettina in sé è molto carina. Adesso magari me la faccio sistemare da Cesar, la tracolla, oppure potrei anche portarla così, cioè non è un problema. Però, insomma, boh, mi dispiace perché era molto carina. Però ecco, questa non ve la consiglio perché sono rimasta con la borsa in mano praticamente così, solo da un lato, quindi qualità non eccelsa di questa, però carina, se volete rischiare, comunque carina. Allora, vi mostro tutti gli accessori che ho preso. La prima cosa è un set che è composto da un elastichino, guardate che carino, che è tutto trasparente con le farfalline. E c'erano insieme anche queste mollettine. Guardate che carine che sono. Ecco, adesso me le metto qui. Ecco, guardate che carine. Mi piacciono un sacco. Mi piacciono di più le mollettine dell'elastico. Cioè, sento che magari l'elastico non rende molto. Vabbè, forse se ti fai uno chignon qui sopra e ci metti questo intorno. Oppure anche semplicemente portato al polso così, insieme alle mollette. Non lo so, carino, mi è piaciuto. Poi, allora, in questa bustina ho messo tutti gli accessori. Ah, e ho preso anche un piercing, ma adesso mi sono ricordata perché sto vedendo questo che era il piercing che avevo prima all'ombelico e l'ho cambiato con quello che ho preso su Shein. Quindi mo adesso dopo magari metto una foto e ve lo faccio vedere. Comunque questo era quello vecchio, quindi mi devo ricordare di farvi vedere il piercing. Allora, che è carinissimo, tra l'altro anche quello con una farfallina. In questo periodo mi sono fissata con le farfalline, sono troppo carine. Poi sono usciti un sacco di accessori con le farfalline. A proposito, oltre agli elastici e al piercing, ho preso anche questi cosetti che hanno sia la conchiglietta e sia la farfallina. Sono due, tre farfalline e tre conchigliette. Tre, oh, e tre. E sono degli anellini che si mettono nei capelli, soprattutto nelle trecce, per decorarla. Carini, non l'ho ancora usati. Secondo me sia con le due trecce tipo da boxer, oppure anche con la treccina così come l'ho fatta oggi, messi qua e là, o misti con conchigliette e farfalline, oppure solo uno o solo l'altro. Carini, comunque mi piace prendere questi piccoli accessori anche per i capelli. Poi ho preso questa spilletta e con la speranza di poter prendere di nuovo presto un aereo. Guardate quant'è carina. È tipo a forma di biglietto aereo. Spero che la stia mettendo a fuoco. In caso contrario, poi vi metto una fotina. Comunque è un biglietto, appunto, c'è scritto Adventure awaits, e con un aereo, un cuoricino, super carina. Nel prossimo viaggio in aereo, che spero che sia presto, magari me la metterò sulla giacchetta. Poi, ultime due cosine, ho preso questo anello. No, non mi entra lì. Ok, qui. Guardate che carino che è. È tipo un cerchio in resina con all'interno un fiore secco. Molto carino. Poi veramente gli accessori costano pochissimo su Shein, sono davvero carinissimi, quindi veramente non posso resistere. E ultima cosina, ultimo accessorio è una collanina. E guardate che amore questo ciondolino. È una fragolina.
Dai, è veramente troppo troppo carina. Carinissima. Mi piace molto. Ok, quindi questo è tutto quello che ho preso su Shein per questo mese. Fatemi sapere se anche voi avete preso qualcosa. Fatemi sapere anche della gonna, se secondo voi la tengo o no, perché non sono molto convinta. Tutte le altre cose mi sono piaciute molto. Niente, la borsetta purtroppo è andata così, però devo dire che a me piace tantissimo, quindi la terrò anche se si è rotta. E niente, quindi vi mando un bacione gigantesco. Grazie mille per avermi tenuto compagnia anche in questo video. Spero di avervi tenuto compagnia anch'io e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao Gemmine, un bacione!